c'è l'altro con me. Sì, non dirla allora. Ciao gente dell'altro mondo e benvenuti ad una nuovissima puntata di You Scoop. Oggi parleremo in giapponese. Vai Marco. Kanojo wa nihongo ga wakannai desu yo. No, in realtà ho detto una cosa tipo io sono Marco Cine. Ich bin Alice Zanini. Und this is the great Giorgio. Se la capa le fare la e devo tutto, Cioè tu sei realmente... Vedi che è incomprensibile? Incomprensibile. Io l'ho capito. Vuole un gatto sulla parete. Come vuole un gatto sulla parete? Il disegno di un gatto. Allora, Espen, benvenuto. Ecco, già c'è Espen che ha interpretato cosa ha detto lo scenografo Peppino, che vuole un gatto sulla parete. Un gatto vuole. Allora, chi ci farà sto gatto? Ve lo faccio io, un bozzetto, cioè si può fare. Adesso magari è difficile vederlo, però insomma un gatto semplice, si fa un... io parto sempre da... Ciao a tutti intanto, benvenuti. Raga, è strafigo. Cioè, davvero dovete vederlo, è mamma tipo, mia. Cioè, anche Marco disegna così. No, è davvero bellissimo. Più che altro è incredibile perché l'ha fatto in davvero pochissimo tempo. Cioè, neanche 2 minuti, penso. Grazie. E sembra proprio un personaggio tipo dei cartoni, invece un sacco. Sì, dai, è bello comunque, però... Cioè, cioè da quanti anni è che disegni comunque? Ieri. Tre mesi. Ah, no. Beh, si no, vedeva un po'... Cioè io, comunque ragazzi, anche io disegno bene, ve l'avevo già detto, e cioè, tu, cioè, da quanto disegni? Qualche mese, non so, Due minuti. Due minuti, Io ho anni di creatività alle spalle, ragazzi. Cioè pure io non dormivo la notte per disegnare, tu non ne hai idea, e vi ho portato il mio capolavoro. Volete vederlo? Ce lo sì. Pronti? Ed ecco a voi questo. Baci! Che bab! Ho voluto che hai detto? Ogni tanto Alice se ne esce con termini che nessuno conosce. Che bab ho detto? Cioè lì, scusa. Ho voluto ispirarmi ad uno stile molto naif, più tendente al vandalismo, perché possiamo notare come i personaggi siano molto stilizzati, ma nell'essere stilizzati in realtà dentro di sé contengono delle figure retoriche. Io Marco ti giuro te le prendo. Per esempio potete vedere come Alice abbia gli occhi grandi. Mi ha fatto cicciona! Non ti ho fatta cicciona, sto spiegando, gli occhi grandi è sinonimo di scoperta. Per il guardare avanti, mentre la pancia scoperta tendente... Sì, vabbè, cicciona mi hai fatto. No, è segno di prosperità. Prosperità e l'approccio al nuovo. Insomma, dentro di lui ho visto tante cose, non solo il disegnetto, ecco. Così. Cioè, cioè se me lo dice lui che è alle prime armi, comunque, e poi guarda, scrive kebab. No, questo è un'altra figura retorica, è un'iperbole che tende. Va bene, ok, cioè, tieni, io te lo regalo. Beh, se grazie, vuoi. Grazie. Cioè, te lo regalo stavolta, il prossimo firma, lo paghi. Fammi una firma. Faccio anche una firma. Dai. Una X. Cioè, io mi metto a piangere. Grazie. Mi hai fatto cicciola. Segno. Il servizio di oggi ce lo offre la scuola Morsano di Tagliamento. Bravo! Mi ho anticipato perché me l'ero dimenticata. Comunque, la domanda è: con cosa confina l'Italia? E soprattutto gli italiani lo sanno. Giorgio, con cosa confina l'Italia? Vediamo il servizio. Non lo sai. Con quali stati confina l'Italia? Bene, geografia, ok. Allora, dovrebbe essere la Germania, l'Austria, Slovenia,
Svizzera, non ricordo, Francia, e poi aiutatemi, non mi ricordo più. E allora abbiamo la Slovenia, l'Austria, la Svizzera e la Francia. Grazie. E San Marino, e la città del Vaticano interno. Con quali stati confina l'Italia? Con la Slovenia, con l'Austria, con la Svizzera e con la Francia. Fantastico. Proprio andiamo di cultura. Allora, Austria, Svizzera, Francia, Slovenia, mi fermo. La Francia, la Svizzera, la Croazia, l'Austria. Allora, l'Austria, Germania, la Slovenia, no, la Slovenia, ok, vabbè, sì. Sì, Svizzera, Francia, Austria, Slovenia, e si è considerato anche Repubblica di San Marino e Vaticano. Sì, certamente, allora devo cominciare da est. Allora, cominciamo da est, c'è la ex Jugoslavia, che abbiamo la Slovenia, mi pare per un tratto anche la Croazia, poi abbiamo l'Austria, e poi abbiamo la Svizzera, e poi abbiamo la Francia. Austria, Svizzera, Jugoslavia, ex Jugoslavia, quindi cosa abbiamo? Slovenia, Croazia, Germania. Allora, Svizzera, Austria e Slovenia. Nella parte continentale l'Italia confina da ovest a est con Francia, Svizzera, Austria e Slovenia per un totale di 1890 km. San Marino e la città del Vaticano sono due enclavi collocati all'interno del territorio italiano. Per un totale di 42,2 km. Saluti finali! Eccoci qui, un'altra puntata purtroppo è finita. Ringraziamo tantissimo Giorgio Espen, grazie per essere stato con noi. È stato divertente. Grazie, anche noi siamo divertiti molto e speriamo di riaverlo un altro giorno. Magari ci fai un altro dei tuoi disegni. E magari non mi fai cicciona come Marco. Io non ti ho fatto cicciona, c'è una retorica. Vabbè, comunque mi raccomando, andate a vedere la pagina Instagram di Espen Fumetti. Che vi metto qua sotto. È qua in descrizione, che è Espen _ Fumetti. E anche il sito web super figo neurone.es. E se gli chiedete, magari avete l'occasione di vedere un fumetto bello come il nostro. Comunque, noi adesso ci salutiamo, ma mi raccomando, mettete un bel mi piace, commentate qua sotto. E fateci sapere com'è secondo voi questo fumetto, com'è in generale Espen, cioè bravissimo praticamente. Sì, esatto, l'abbiamo già detto. E mi raccomando, attivate la campanella delle notifiche. Molto importante. Ogni giovedì alle 16 come sempre. Con Marco Cinelli, Alice Zanini ed Espen Fumetti. Grazie. Ciao gente dell'altro mondo! Spieghiamo dov'è la campanella. Quando schiacciate iscritti, cioè di iscriversi. Di fianco spunta precisamente la campanella. Voi dovete schiacciare, vi scrivono due virgolette. E quindi quando noi pubblichiamo un video vi verrà fuori la notifica. Bondo! Ciao gente dell'altro mondo! Io comunque mi vado a mangiare il kebab, a forza di scriverlo mi è venuta una fame. Cioè voi non avete idea. Oh Giorgio, ora che siamo io e te, cosa ne pensi del disegno di Marco? Perché a me... Cioè, dai cavoli! Beh, sono un po' cagarissimo! Ma cagarissimo! Va! Fa cagarissimo! Ciao Marco! Bisognerebbe scrivere cagarissimo. Ehi ragazzi, la kebaberia era chiusa. Che bello il tuo disegno, Marco! Grazie. È bellissimo!